E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, quest'oggi andremo a guardare insieme l'official cinematic reveal trailer di Star Wars Eclipse. Magari no, magari sì, vi starete chiedendo, ma Giochiri, ma perché cacchio stai a fare reaction a sto trailer? Quando la settimana scorsa ho fatto live, abbiamo guardato insieme i trailer che hanno mostrato durante i Game Awards, perché io appunto la conferenza non l'avevo guardata e quindi ci siamo detti, guardiamoci insieme i trailer che hanno mostrato appunto durante la conferenza. Solo che quando è arrivato il momento di guardare questo trailer, avendo notato che si trattava di Star Wars, sono semplicemente passata avanti perché alla sottoscritta principalmente Star Wars non interessa più di tanto. Ho visto 6 dei 9 film. Quanti ne sono usciti, ragazzi, di film? Diciamo che ho visto allora i primi 3, quelli proprio storici, ragazzi, e gli altri che hanno fatto quando io ero adolescente, quindi comunque tipo una ventina, no, meno di 20 anni fa sicuramente. Insomma, quelli che sono usciti un pochettino d'anni fa, ma non troppi anni fa, insomma, se siamo capiti. Gli ultimi 3, quindi quelli proprio super recenti, ecco, non li ho guardati perché durante gli anni effettivamente ho perso interesse nei confronti di questa saga perché non mi ha appassionato poi più di tanto col passare degli anni. Però comunque conosco Star Wars, conosco il mondo di Star Wars. Darth Vader, ragazzi, è uno dei miei villain preferiti. Quando ero piccola lo guardavo con due occhi così proprio mi affascinava veramente tantissimo. Quindi non è che sono completamente strani al mondo, ma attualmente, quindi ora come ora, effettivamente Star Wars non mi interessa e non mi affascina più di tanto. Per questo che appunto durante la streaming della scorsa settimana ho saltato questo trailer. E quindi giocheri, ma allora se l'hai saltato, se non ti interessa Star Wars, perché oggi ci stiamo a guardare il trailer insieme? Perché ragazzi, appunto, ho scoperto che questo gioco, quindi questo Star Wars Eclipse, è attualmente lo sta sviluppando la Quantic Dream. Sappiamo tutti di chi si tratta, vero? Quantic Dream, cose tipo Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human. Stiamo forse parlando di alcuni dei miei giochi preferiti in assoluto? Assolutamente sì! Porca miseria, io. Regalo, voi non potete nemmeno immaginare quanto io stia agognando un nuovo gioco dalla Quantic Dream, da quando ormai è uscito Detroit, che agogno qualcosa di nuovo e di fico dalla Quantic Dream. E nel 2021 vedo che sì, la Quantic Dream sta sviluppando qualcosa, ma un qualcosa che riguarda Star Wars. Sarà quindi forse il caso e l'occasione di trovare nuovo interesse per Star Wars? E chi lo sa, signori, lo scopriremo soltanto vivendo. Quanti E quindi ragazzi, a parte tutto, a parte gli scherzi, sì, la Quantic Dream sta sviluppando questo gioco e ovviamente essendo io appassionata ai giochi sviluppati da Quantic Dream, non posso fare a meno chiaramente di guardare questo trailer, di vedere cosa sembra offrirci questo gioco, cosa sembra offrirci la Quantic Dream. Non so se non penso sia sottotitolato, ragazzi. Io ho aperto comunque l'official trailer proprio dal canale qua di Star Wars, addirittura quello ufficiale su YouTube, per cui sottotitoli o non sottotitoli. Io penso che voi già l'abbiate guardato, in ogni caso riguardatelo insieme a me. Comunque, insomma, cercheremo di capirci qualcosa, per cui io direi di non perdere più tempo e di andare a guardarlo. Oh.
Signori, 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 non c'era bisogno dei sottotitoli. Dice ovviamente che non è gameplay, ovviamente, ragazzi, si è tratta solo di un trailer. Che dire? Da dire c'è veramente poco e niente, perché chiaramente non ci hanno permesso di capire una beneamata ceppa, nel senso cosa succederà, come sarà il gioco. Io penso che solitamente, ragazzi, quando ci presentano un gioco nuovo, una delle primissime domande che sorgono nei videogiocatori è: sarà un open world? Sarà completamente esplorabile? Perché attualmente, ragazzi, questa questione del completamente esplorabile sembra solitamente affascinare particolarmente appunto i videogiocatori attuali. Non so quanto questo possa sempre essere un aspetto positivo, solitamente, ripeto, è un aspetto che affascina. Quindi questo gioco sarà completamente esplorabile? Non lo so, perché comunque, parlando appunto di Star Wars, ragazzi, parliamo di universo, non parliamo semplicemente di una regione o di un pianeta a sto punto delle cose, ma si parla proprio di spazio, ragazzi, si parla proprio di un universo. Per questo la cosa è estremamente più grande, sarebbe estremamente più complessa. Però, raga, Quantic Dream, io dico sempre, è perlomeno per me, solitamente, fino ad ora, è sempre stata, anzi, non direi solitamente, fino ad ora, Quantic Dream è, personalmente parlando, è sempre stata una garanzia. Quindi il fatto che la Quantic Dream abbia le mani su questo futuro gioco, per quanto possa riguardare il mondo di Star Wars, sinceramente mi viene da dire sti cazzi del fatto che sia Star Wars, è un prodotto Quantic Dream. Molto probabilmente, ragazzi, questo mi spingerà comunque all'acquisto. Ripeto, indipendentemente dal fatto, è Star Wars. Potrei, o semplicemente magari potrei cancellare il titolo Star Wars e semplicemente leggere Eclipse e pensare che è qualcosa di Quantic Dream per sentirmi ispirata. Comunque, quello che abbiamo visto, ragazzi, cioè perlomeno visivamente parlando, quello è l'unico, penso, aspetto che possiamo commentare. Sembra essere veramente tanta roba, però appunto c'è comunque un qualcosa che è ancora in fase di lavorazione, quindi cioè veramente commentare si può commentare poco, perché non ci si è capito niente. E graficamente ovviamente quello non è il prodotto finale, cioè non è stato spiegato niente. Quindi ripeto, ragazzi, l'unico pensiero che posso esprimere è di Quantic Dream. Penso che personalmente parlando sicuramente lo acquisterò al lancio, credo, perché vi ripeto, io rimuovo dalla mia testa si tratta di Star Wars, non perché io comunque disprezzi Star Wars, ma perché attualmente, come vi dicevo prima, non mi interessa come prodotto. Quindi cancellando dalla mia testa che riguarda Star Wars, per me già, ragazzi, è sì, perché comunque eh sì, Quantic Dream. Poi per carità, più avanti vedremo quello che ci mostreranno. Chiaramente aspetto impaziente i vostri pareri qui sotto in commento. Staremo a vedere. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Yopdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!